Dove c'è giudizio, non c'è esperienza. Sri Amma Bhagavan. Il giudizio. Domanda: caro Bhagavan, come sbarazzarsi delle influenze negative nelle relazioni, visto che noi non viviamo in una comunità con elevata consapevolezza? E come distinguere tra l'influenza divina e l'influenza della mente? Sri Bhagavan. È importante rendersi conto che nessuno è responsabile di quello che è. In una certa società, in un dato sistema, c'è un certo numero di persone che sono santi, c'è un certo numero di persone che sono eroi e avrai allo stesso tempo disonesti, ladri e assassini. Questo numero è fisso. Chi diventerà disonesto, chi si trasformerà in santo, dipende dalla sua sorte. Se incontri un ladro, devi essergli molto grato, perché se lui non fosse diventato un ladro, avresti potuto diventarlo tu. Siamo tutti connessi, siamo tutti uno. Se riuscite a vedere questo, tutti i giudizi cessano e i livelli di coscienza salgono. Non ci sarebbe più nessuna negatività. È questo giudicare che sta creando tutti i problemi. Quando il divino comunica, sperimenti solo piacere e silenzio. Quando è la mente che comunica, senti solo rumore. Finché i paragoni dominano la nostra vita, ci sarà il giudizio. Sri Amma Bhagavan. Oneness, 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 we pray for.